fra le macerie di questo tempo, cavalcan sogni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli innocenti. La fiaccola della pace viene accesa per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e nel mondo. Pace nel mondo, pace e la difesa dei diritti umani delle donne in Iran e delle donne in Afghanistan, Medio Oriente, in tutto il mondo, per la lotta di liberazione di tutti gli uomini oppressi dal regime dittatoriale. Chiediamo pace, 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 l'impegno attraverso la luce di questa fiaccola che viene consegnata alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Gioia Sannitica, al sindaco Gioia Sannitica, alla presenza delle istituzioni di Gioia Sannitica, per essere consegnata al rappresentante della scuola, porta fiaccola con questo messaggio importante: accendiamo la pace, cessate il fuoco. Forza. Di questo tempo cavalcan sogni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli innocenti, figli vittime di guerra, figli vittime dell'odio. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove, perché qui la guerra è proprio in mezzo a noi. Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici, ma per te ucciderei la speranza di credere che un giorno qui la pace si rinascerà. Sopra le macerie sventola la bandiera bionda, sopra le macerie sventola la bandiera bionda. Vittime di guerra, vittime dell'odio, basta guerre fra di noi. Porta quella fiaccola di pace al mondo, accendi amore in ogni cuore. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove. Ascolta il grido di dolore. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Aggrappati ad una bambola, stringo fra le braccia, piccoli innocenti piangono, paga un peso amaro, ma dalle loro lacrime un fiore nasce.
dell'Associazione Mosera, Vincenzo Della Vecchia per la CISOM, tutti i miei compagni di amministrazione, l'assessore alla cultura, Pina Pascale e tutti quanti voi in particolare, ragazzi, perché oggi è una giornata importantissima, è una giornata, come dire, di sfida. Oggi parliamo della pace. Se ne parla in tanti modi e in tutti i luoghi. Il problema forse è che capire qual è il vettore più importante per portare la pace, e quelli siete voi, secondo noi. Cioè voi siete i più forti, ma soprattutto i più liberi, quelli che non hanno sovrastrutture, che possono veramente essere gli alfieri, i vettori della pace. Ragazzi, dovete crederci, gli eroi più belli sono quelli che portano la pace. Portare la pace, cercare di non litigare, quanta forza ci vuole. Rispettare le donne, rispettare i bambini, violenza di genere, mafie. Parliamo di vigliaccate, raga. Voi mica siete vigliacchi, no? Voi siete i nuovi eroi. Siete gli eroi su cui noi confidiamo, in cui noi vediamo il futuro. E queste manifestazioni sono fondamentali, perché è come se fosse un passaggio di consegna di chi forse non è riuscito bene ad essere alfiere della pace. Noi abbiamo avuto la fortuna o sfortuna di sentire che cosa è stata la guerra dai nostri genitori, dai nostri nonni. Ci sono ancora vestigi del passato. Ogni tanto si trova qualche bomba. Voi sentite che cosa succede quando si trova qualche bomba. Ogni tanto vediamo processati dei criminali di guerra. Sentiamo ancora queste parole. Agli eroi di guerra va il massimo rispetto. Ma noi dobbiamo dare il futuro. Allora noi adesso siamo gli eroi di pace. E gli eroi della pace dovete essere voi, dovete essere liberi, coraggiosi di dire: oh, qua non si litiga, oh, qua siamo uomini, non siamo vigliacchi. Perché la guerra è quella che stiamo vedendo in Ucraina, è quella la più deleteria, la peggiore di tutte. Ma esistono tanti tipi di guerra, vogliamo parlare della violenza di genere, vogliamo parlare nelle scuole, del bullismo, e tutto ciò è una vigliaccata, che in una fase di crescita può portare alla guerra. E allora l'appello nostro, l'appello mio, che condivido e poi darò la parola a tutte le istituzioni presenti, è proprio questo: noi abbiamo bisogno di voi, la pace, il mondo ha bisogno di voi, perché la pace va portata dalle persone libere. Dovete crescere con questo concetto: si è eroi se si porta la pace, non si è eroi se si fa la guerra o il messaggio che molte volte vedete veicolato da quelli che possono essere i giochi, da quelli che possono essere tutto quello che il mondo giochi e videogame. Quello è un mondo virtuale, tale deve restare. Il concetto più bello che dovete avere è la forza di dire viva la pace, perché come è scritto nella bellissima lavandina, la pace è la strada. Non esistono alternative. Esiste solo la forza e il coraggio che noi riponiamo in voi. E noi ci affidiamo per vedere la pace futura in voi. Vi ringrazio veramente con orgoglio di essere qui, ringrazio tutte le vostre prof, i vostri docenti, perché c'è tanto lavoro dietro questo, c'è tanta speranza in quella che è l'attività educativa, in quello che la scuola riesce a dare e a formare. La scuola sopperisce la famiglia, non sono io a dire queste cose, e quindi voi anche nella vostra interazione, nel vostro rispetto che nasce già sui banchi di scuola, sarete i migliori per il futuro. Grazie. Passo la parola alla prof. Allora, io ringrazio il sindaco, ringrazio l'amministrazione comunale perché ha dato alla scuola la possibilità di partecipare a questo evento importantissimo, che è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Ringrazio la dottoressa Ginocchio perché ho avuto modo di conoscerla in queste passate edizioni. Come le dicevo prima, noi siamo dei veterani, siamo già come scuola alla terza edizione della Marcia della Pace, e ho avuto modo in questi anni di conoscere, di apprezzare della dottoressa Ginocchio l'impegno, la tenacia e l'entusiasmo nell'organizzare questo tipo di manifestazioni, che a mio parere sono fondamentali per due motivi. In primis perché sono uno strumento potentissimo per veicolare questo messaggio, la pace, l'importanza della cultura della pace. Poi perché sono degli eventi di forte impatto emotivo per i nostri ragazzi, si imprimono nella memoria dei ragazzi, e la nostra speranza è che un domani, diventati ormai adulti maturi, cittadini consapevoli, possano nel ricordo di questa giornata perpetrare questo ideale che noi stiamo cercando di trasmettere. Io l'ho sempre detto, non mi stancherò mai di dirlo, questi ragazzi sono fortunati perché sono già inseriti in quella che il Ministero dell'Istruzione definisce la comunità educante da promuovere in ogni territorio, cioè l'insieme degli adulti, famiglie, docenti, autorità, enti,
che condividono gli stessi ideali, le stesse finalità e che cercano di fare di tutto per guidare questi ragazzi nella crescita. La scuola è qui oggi per fare la sua parte, una parte in realtà piccola, perché come diceva un vecchio proverbio africano, per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, non basta una capanna. Una parte piccola ma significativa. Il ruolo della scuola è quello di difendere, di diffondere la conoscenza, nel senso più lato del termine, perché più si conosce, più si comprende, più si comprende, più si perdona. Il ruolo della scuola è quello di insegnare a questi ragazzi, di cercare di insegnare a questi ragazzi l'ascolto, il rispetto, l'accoglienza, l'uso saggio della parola, perché ragazzi vi potrà sembrare strano, ma la cosa più difficile è scegliere le parole da non dire piuttosto che le parole da dire. Anche il silenzio ha un suo valore. Tutto questo però è difficile e lo è ancora di più in questi ultimi anni, in fase post-pandemica. La pandemia, ahimè, ci ha fatto scoprire fragilissimi, ci ha fatto risvegliare deboli. Abbiamo questa drammatica consapevolezza della fugacità della vita e siamo diventati tutti più egocentrati, più egoisti, più radicati sul presente. Vogliamo vivere a tutti i costi il presente senza troppo occuparci del passato e senza troppo preoccuparci del futuro. E questo sta avendo le sue ripercussioni anche sul comportamento dei ragazzi. Ed è molto difficile riuscire ad insegnare loro alcune cose come l'ascolto, il confronto, l'accoglienza, quando poi uscendo da scuola si ritrovano di fronte a situazioni completamente diverse. Questo perché noi adulti siamo bravi nella teoria, ma un po' meno bravi nella pratica. E i ragazzi invece imparano attraverso l'esempio, i bambini vivono, imparano ciò che vivono, questo è molto importante. Per cui l'augurio che noi oggi rivolgiamo a questi ragazzi è di poter concretizzare, non nelle parole ma nelle azioni, quel messaggio che noi cerchiamo oggi di veicolare, di concretizzare ciò che ora andremo simbolicamente a rappresentare. L'ultima fase di questa giornata è la piantumazione dell'albero della pace, che è un evento dal valore simbolico molto forte perché sintetizza quello che stiamo cercando di fare noi oggi. Noi oggi stiamo cercando di piantare nel cuore e nella mente di questi ragazzi un seme piccolissimo, fragilissimo, che però, se curato, difeso, nutrito, può attecchire, può diventare un albero forte, robusto, ramificato, in grado un domani di dare vita, sostegno, sostentamento a tanti esseri viventi. E questo è l'augurio che noi rivolgiamo alle giovani generazioni, ma soprattutto a noi stessi, perché se non si dovesse concretizzare avremmo fallito come guida per questi ragazzi. Quindi io vi ringrazio e passo la parola al signor Mossi. Allora, buongiorno, è un piacere essere qui con voi stamattina perché partecipare a questo genere di manifestazioni è sempre un onore essere invitati. Si percepisce un'energia particolare, positiva, dove i giovani riescono a donare senza, anche stando in silenzio, perché già la loro presenza qui insieme a noi è il frutto di un ottimo lavoro anche a scuola, no? Cioè si vede, si percepisce dal loro sguardo. Merito delle docenti, quindi le ringraziamo. Un applauso ai docenti. Vogliamo l'occasione per ringraziare. Io ho sentito ovviamente il dovere di essere presente come Plastic Free, perché oggi crimini nei confronti dell'umanità, quando l'umanità finisce di essere parte attiva e positiva nel mondo, è fondamentale. I crimini nei confronti della nostra madre terra sono sotto gli occhi di tutti e voi dovete essere testimoni e sensibilizzare anche attraverso il vostro percorso personale, quotidiano, nelle vostre famiglie. La guerra all'ambiente è visibile, già accendendo il televisore oppure sui social vediamo quello che succede. Il nostro futuro è in mano a persone che il potere lo vivono in modo esagerato, spremendo
la terra come se fosse un arancio, ma questo purtroppo non è più possibile. Si parla tanto di ecosostenibilità e la guerra appunto non è ecosostenibile, e quindi lanciare un messaggio di pace è anche e soprattutto nei confronti di chi ci ha donato la vita, cioè la terra. Detto questo, vi lancio un messaggio: siate testimoni e siate anche testimonianza attraverso il vostro percorso, nelle piccole azioni, già nel far notare al vostro amico di non buttare la bottiglietta in una siepe oppure per terra, e fare un'azione a casa dove la raccolta differenziata è importante. Sembra strano, ma quella è un'operazione di pace, perché se viviamo bene nella natura vivremo bene anche per il futuro. Grazie. Buongiorno ragazzi, e buongiorno alle insegnanti anche, perché sennò sembra che stiamo parlando solo ai ragazzi, gli adulti non li consideriamo. E vi porto anche i saluti del Vescovo Giuseppe, che non poteva essere qui stamattina per altri impegni, e quindi faccio la funzione di parroco di Gioia Centro e anche rappresentante della diocesi di Cerreto Telese Santa Cata dei Goti. Che cosa abbiamo fatto stamattina? Chi me lo sa dire? Davanti alla scuola, che cosa abbiamo fatto? Leo Carol, che cosa ha in mano? Una candela. Una torcia, una candela. La candela della pace. E la candela che cosa sta rappresentando? Che cosa sta uscendo dalla candela? Il fuoco. Fuoco. Quindi il fuoco che cosa significa? Che significa che tutti noi, che cosa facciamo? Ci... Con il fuoco, se non abbiamo la luce a casa, ci illuminiamo. Allora noi siamo il simbolo, quella fiamma, siamo tutti quanti noi oggi. Non che dobbiamo bruciare le sterpaglie o inquinare l'aria con il fuoco, ma dobbiamo illuminare. Noi oggi, attraverso quella luce che è il simbolo, dobbiamo illuminare le nostre famiglie, il nostro paese, il nostro territorio, dicendo pace. Le signorine lasciano uno striscione: l'Italia ripudia la guerra. Noi siamo italiani, sì? Sì? Sicuro? Ai mondiali no, perché non ci siamo andati, ma tifiamo per l'Italia quando ci sono i mondiali, sì? Allora, proprio perché siamo italiani, siamo chiamati oggi a dire pace. 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 Lo diciamo insieme? Uno, due, tre. Pace. Allora, veramente, ma pace non significa solo pace in Ucraina, pace in Siria, pace nello Sri Lanka, pace anche tra di noi. E noi molte volte litighiamo per una caramella, litighiamo perché non mi ha mandato il messaggino la mattina, litighiamo perché, come diceva il sindaco prima, abbiamo giocato al videogioco più brutto che c'è, quindi dobbiamo immaginare, dobbiamo vivere quell'immaginazione che ci portano i videogiochi. Noi siamo uomini di pace, siamo uomini di pace, e noi più grandi, che forse molte volte non lo facciamo, lo diceva la preside prima, con le azioni molte volte siamo un po' così, noi più grandi impariamo da voi. Dici, ma come, voi noi più piccoli insegniamo a voi più grandi? Sì, grazie all'insegnamento di voi più piccoli, noi più grandi sappiamo gustare la pace, sappiamo vivere la pace. Lo so che in queste occasioni la religione non è che deve sempre entrare, però il Signore che cosa ci dice? Fatevi come i bambini. Ecco, allora voi che siete ragazzi ci insegnate ad essere uomini di pace. E allora buon cammino a tutti e buona pace a tutti. Bene, bambini, bambine, buongiorno. Noi ci conosciamo, vero? Sì. Come
la maggioranza di voi, ovviamente buongiorno a tutti quanti, anche il nostro vescovo Monsignor Cirulli vi saluta tutti quanti. Ovviamente teniamo presente che Monsignor Cirulli è impegnato adesso su tre diocesi, distanti l'una dall'altra veramente tantissimo. È presente anche lui ovviamente con un saluto. Allora bambini, hanno detto già tutto loro, che devo dire? Scusatemi tanto. Due parole mi sono rimaste impresse. Mettere a dimora, piantare un albero, che sarà fatto dopo alla fine della manifestazione, e poi la parola manifestazione. Qua stiamo facendo una manifestazione, vero? Sì. Yes. Allora, manifestare che significa? Manifestare significa che io faccio vedere al mondo, agli altri, che ci sono, con i miei pensieri, con le mie scelte, con le mie idee e con la mia presenza. Ma voi cosa manifestate qua? Scusatemi tanto. La pace, sì, è vero, la pace è una parola grandissima, comprende, abbiamo detto l'aspetto ambientale, ecologia, tutto ci siamo. Ma la pace è una parola bellissima che nasce prima di tutto dall'incontro, dallo stare insieme. Visto che, scusate, io non conosco bene la realtà del territorio, visto che questo nostro paese, questo nostro comune è parcellizzato, è diviso in tante piccole frazioni, ognuna campa per fatti suoi, ognuna c'ha la chiesetta, ognuna c'ha la posta, ognuna c'ha il bar, è una cosa di separazione che non funziona bene. Impariamo a convivere insieme, a stare insieme, a conoscerci, ad incontrarci, e là ecco che germina che cosa? Anche il desiderio di stare bene insieme, della pace. L'altro giorno abbiamo fatto l'albero di Natale, il presepe, tante cose messe insieme, sono venuti bambini da ogni parte. In quel momento è stata tanta gioia da condividere. Allora, detto questo, voi siete molto migliori di me, non dico molto migliori di me, sapete perché? Perché non avete pregiudizi, siete persone libere nel pensiero e nei comportamenti, non avete freni di nessun genere, siete ancora da plasmare, e in questo senso ecco l'attività educativa della scuola fa la sua grande parte, vi deve plasmare, vi plasma, vi accompagna a far venire fuori le cose più belle che avete. Le cose più belle che avete sono prima di tutto uno, che volete stare insieme, volete giocare insieme, volete stare insieme con amicizia. Allora, detto questo, l'albero che c'entra? L'albero c'entra, l'albero è un simbolo, voglio dire, no? Però, scusatemi tanto, se io pianto l'albero che deve rappresentare la pace, ok? Che io vivo, ma io la devo vedere questa pace, se no l'albero rimane per fatti suoi. E da cosa si vede questa pace? Da come mi comporto io. Quando per esempio Don Valentino diceva che la caramella ce la diamo, litighiamo, non litighiamo, può anche capitare che a volte nasca qualche piccolo disguido in classe perché mi presti il libro, non me lo presti, quelle solite cose, ma subito dopo si innesca che cosa? Il sapersi perdonare. Quindi si riequilibra la pace, ritorna la pace tra di noi e cominciamo a sentirci ed essere amici. Allora, oltre a piantare l'albero, viviamo veramente nella pace, facendo pace anche a volte in casa con i fratellini, con le sorelline, facendo pace con mamma e con papà. Allora, l'impegno è questo, che dovete ogni volta che fate qualcosa che non va, riflettere, ma forse non mi sono comportato tanto bene, ho fatto una cosa che non ha fatto piacere all'altra persona, chiedere scusa e si va avanti. Oggi il mondo è in crisi, sapete perché? Non ci si incontra, ci si separa. Pensate un attimino che in Ucraina attualmente una parte conquistata, non è per parlare di politica, è un dato reale che vuole portare a un ragionamento, una parte dell'Ucraina che è stata conquistata dai russi, ebbene separata dall'altra parte. Le stesse famiglie, cugini, fratelli, sorelle che stanno da una parte occupata dalla Russia, ebbene stanno in guerra l'una con l'altro. Cioè cugini e cugini casomai si vanno a sparare, si vanno a uccidere, non si possono fare gli auguri per Natale. Pensate che è brutto così. Ma voi volete questo per caso? Scusate ragazzi. No. Non vi sento, no. Sì o no? No! Ok, ma questo no deve nascere da che cosa? Deve dar frutto, anzi, a delle posizioni vostre.
ogni volta che vedete un atteggiamento che va contro la pace, contro la democrazia, poi si spiegherà che cos'è, voi dovete dire no, io manifesto la mia volontà, che è una volontà di pace, di amicizia e, scusatemi la parolina, di amore, perché bisogna incamminare insieme volendosi bene, ok? Allora noi ci contiamo e vi auguriamo tante cose belle, soprattutto una cosa, di essere felici, bianchi, gialli, rossi, verdi, maschi, femmine, quello che siete non ci interessa, l'importante è che siate felici. E tanti auguri. Voi sapete che San Francesco di Assisi è il santo della pace, oltre che il patrono d'Italia, è anche il santo della pace. E quindi preghiamo proprio San Francesco perché questa pianta possa far crescere in noi il germe della pace, il germe, come diceva Don Giuseppe, dell'amore tra di noi, e possa in questo tempo di Natale, che ci avvicina al Natale, come ci chiede Papa Francesco, che la guerra in Ucraina, nel resto del mondo, possa fermarsi. E questo lo dobbiamo chiedere tutti quanti, con la nostra preghiera, con la nostra fede, con la nostra vita. Allora chiediamo veramente al Signore, in questa giornata, che tutti possano vivere un Natale senza guerra, un Natale di serenità, un Natale di amore e di pace. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti la fede. Dove l'errore, che io porti la verità. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si resuscita a vita eterna. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Il Signore sia con voi, insieme a Don Giuseppe. Il Signore vi benedica per intercessione di San Francesco di Assisi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Costruiamo la pace. Carissimi, siamo alunni di quarta e quinta. Noi non vogliamo la guerra. La scuola, i giorni, discutono l'ingiusta crudeltà. Noi sosteniamo che l'amore deve prevalere, collaborazione, amicizia, condivisione, educazione, diffondono serenità. Usiamo tante parole, ma cosa facciamo per costruire la pace? Diffondere azioni di aiuto e di solidarietà. Riconoscere che ognuno ha bisogno dei propri spazi per sentirsi liberi, felici e accettati. Ci auguriamo che la pace diventi un'abitudine quotidiana. La pioggia viene sereno, villeggiava arcobaleno, come un ponte imbianderato, e il sole passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu, però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente. Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare pace prima della guerra. Promemoria. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare. Orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra.
Un abbraccio al mondo, pace, rispetto, perdono, tranquillità, sono le parole della serenità. Noi tutte le persone vorremmo aiutare e tutti i bambini abbracciare. Essere uniti è amicizia e tutto ciò è una grande delizia. Noi nel mondo vorremmo sincerità, ogni bambino un mare di felicità. È bello che tutti riescano a convivere, perché insieme è più emozionante condividere. Usando sempre l'onestà e gentilezza, la nostra vita è una vera bellezza. Volersi bene amare, porta tutti a non giudicare. La nostra poesia della pace va seguita a bagno. Tutto ciò che serve, la pace se non la curi si può trasformare. Alcune persone la trasformano e non se ne rendono conto. La trasformano in odio, in disprezzo e dimenticano la tranquillità. Altri vogliono sempre di più, dimenticano cose semplici e belle. Il ruscello, il cinguettare degli uccellini. La pace in fondo è tutto ciò che serve per vivere felici. Non odiare mai, apprezza cose piccole e belle. Se vuoi la pace, dichiara guerra alla guerra, al tuo egoismo che vuole tutto per sé e non ti fa vedere il bisogno del tuo fratello. Combatti ogni desiderio di dominio che vuole farti comandare, nel gioco, a scuola, a casa, dappertutto. Se vuoi la pace, cerca che tutti attorno a te abbiano il necessario, abbiano la possibilità di parlare, siano liberi come vuoi essere libero tu. Di parlare, di lavorare, di pregare, di amare, di vivere. Vi leggo una breve poesia scritta da me. È meglio un mondo senza guerra e domini la pace sulla terra, che tutti abbiano un cuore sempre pieno di pace e di amore. Ho dipinto la pace. Avevo una scatola di colori brillanti, decisi e vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto dei orfani. Non avevo il bianco per il volto dei morti, non avevo il giallo per le sabbie ardenti. Ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi. E il celeste per i chiari cieli splendenti, e il rosa per il sogno e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Perché ci sia pace nel mondo, ci deve essere pace nelle nazioni. Perché ci sia pace nelle nazioni, ci deve essere pace nelle città. Perché ci sia pace nelle città, ci deve essere pace tra i vicini. Perché ci sia pace tra i vicini, ci deve essere pace nelle case. Perché ci sia pace nelle case, ci deve essere pace nei cuori. Preghiera sulla pace di Madre Teresa. Oh Signore, c'è una guerra e io non possiedo parole. Tutto quello che posso fare è usare le parole di Francesco d'Assisi. Io so che ancora una volta tu trasformerai la guerra in pace e l'odio in amore. Dacci la pace, Signore, e fai che le armi siano inutili in questo mondo meraviglioso. Tra le macerie di questo tempo cavalcan sogni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli innocenti, figli vittime di guerra, figli vittime dell'odio. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove, perché qui la guerra è proprio in mezzo a noi. Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici.
memoria di tutti i caduti e delle vittime innocenti delle guerre, attentati, stragi, eccidi, genocidi, criminalità, violenze, terrorismo, crimini ambientali e mafie, di Gioia Sannitica e nel mondo, da 100 anni ad oggi, per la difesa dei diritti umani delle donne in Iran e Medio Oriente, in solidarietà con il popolo ucraino e con tutti i popoli afflitti dalle guerre. Cessate il fuoco. Della giustizia e di madre terra, ricordando la giornata della custodia del creato, se vuoi la pace custodisci il creato, beati gli operatori di pace perché sono chiamati figli di Dio. Possa la santità del lavoro redento fugare e uccidere per sempre il sanguinante spettro della guerra, per noi e per tutte le genti del mondo. Questa è la speranza e la maledizione nostra contro chi la guerra vuole risogna. Proprio all'interno di un'oasi gestita e curata da noi di Moseca, dove abbiamo praticamente nel 2019 appunto quest'albero rafforza, per far stare tranquilla Agnese, rafforza quello che è un elemento che è lì presente, è il fratello maggiore, l'albero della pace di Moseca. Quindi sei in un'oasi protetta praticamente, ma non serve proteggere, la comunità di Gioia recepisce benissimo che la pace va difesa, e quindi va difesa anche fisicamente, gli alberi saranno protetti e curati innanzitutto da noi come associazione, ma poi anche da tutta la popolazione di Gioia. Non abbiamo mai avuto questo genere di... quindi tranquilli, c'è stato soltanto un evento diciamo naturale, niente di più, ok? Quindi rafforziamo questa oasi di pace che insieme all'amministrazione comunale abbiamo creato e abbiamo supportato appunto con una panchina che possa essere di riflessione, appunto sedersi lì e riflettere su quello che è la pace e quello che è il senso della pace in assoluto. Grazie, scusatemi l'intervento, però ci tenevo a precisare questa cosa. Grazie. Tra le macerie di questo tempo cavalcano sogni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli innocenti. Allora, abbiamo appena siglato il patto di pace anche con l'istituto, con la sede di Gioia Sannitica. Noi abbiamo ripetuto questa cerimonia dopo la prima avvenuta nel mese di maggio scorso presso l'istituto, la sede di San Potito, durante sempre la manifestazione con la presenza della fiaccola, la giornata della pace. E la scuola fu nominata ufficialmente scuola di pace, quindi oggi ripetiamo questa sigla, questa cerimonia, per farla vedere a tutti quanti voi alunni, alla città di Gioia Sannitica, alle istituzioni. È una, ovviamente è una nomina simbolica, però è importante perché fa capire che ognuno di voi deve essere costruttore di pace, quindi è una nomina, un'azione che rafforza l'iniziativa di oggi, che non deve fermarsi alla semplice manifestazione odierna, ma deve proseguire ogni giorno. Quindi ragazzi, ogni giorno dovete manifestare quello che oggi è stato proclamato durante questa marcia, con la presenza di quella fiaccola, la luce che deve essere accesa. Deve essere tenuta accesa la luce della pace, ve lo ricordate ragazzi? Sì! Sì, ah no, ve lo ricordate? Sì! Sì, mi raccomando, mi raccomando. Quindi giorno per giorno costruire la pace con le azioni, la convivialità, e ricordatevi prima di agire, domandatevi se quell'azione può far bene o può far male il vostro prossimo, che è... Chi è il vostro prossimo? Il vostro compagno di banco, le persone che incontrate sul vostro cammino, nella quotidianità, a casa, in piazza, nel parco giochi, le istituzioni. E se c'è qualcosa che non va, ragazzi, avete qualche problema, riferitelo, non lo tenete nascosto.
riferitelo alla vostra dirigenza scolastica, al sindaco, al parroco, riferitelo ai professori, perché dovete avere fiducia, perché loro hanno cura di voi, si prendono cura di voi, sono i nostri rappresentanti, i nostri genitori, oltre ai genitori che abbiamo a casa. Quindi grazie ragazzi, con questo andiamo avanti. Che abbiamo raccolto le firme dei sindaci durante tutte le tappe della fiaccola della pace che sono avvenute in questi mesi, a partire proprio dal mese di marzo, dalla guerra in Ucraina. Anche questa è un'ulteriore azione di forza per chiedere l'impegno politico affinché cessi questo conflitto, e partendo anche dalle azioni della politica locale, perché si parte sempre al locale, facendo pressione, ancora un'ulteriore azione vogliamo unire insieme alle istituzioni, la sigla, la sottoscrizione dell'appello cessate il fuoco da parte di tutti i presenti, quindi anche i rappresentanti dell'associazione Plastic Free, rappresentanti della Chiesa e rappresentanti pure dei giovani. Questo è l'appello diffuso dalla rete Europe for Peace. Si è svolta una grande manifestazione a Roma lo scorso 5 novembre, a cui hanno partecipato tutte le realtà dei movimenti per la pace. Questo appello l'abbiamo fatto nostro, è l'appello che segue, il secondo appello che segue il primo che abbiamo già fatto sottoscrivere, e lo invieremo simbolicamente poi al governo per chiedere un ulteriore sollecito per il cessate il fuoco. Purtroppo la strada, un rappresentante anche della scuola, un rappresentante dei giovani, il governo ha preso questa strada dell'invio delle armi, però purtroppo le armi non fanno altro che alimentare la guerra. Bisogna cercare di trovare, di fare ogni sforzo per avviare un tavolo di dialogo e di negoziato, perché l'unica strada per fermare questo conflitto è questa, la strada della non violenza, esattamente come si legge su una di quelle bandiere che portano i ragazzi. Alzala in alto quella bandiera dove si legge non violenza. Ok, vedete che c'è un simbolo, non violenza, il simbolo delle mani che spezzano un fucile, che sta a significare appunto che la pace è frutto di non violenza. Questo ce l'ha insegnato nostro Signore, perché lui quando disse fatti difendere dagli eserciti, lui disse il mio regno non è di questo mondo, se fosse stato di questo mondo sarebbero venuti a difendermi. Ma volle dimostrare che la pace non è frutto di armi, non si porta con le armi, ma si porta proprio attraverso la strada della non violenza. E la forza della non violenza è l'amore. È un altro messaggio che ci ha insegnato, è un altro testimone che si chiama Mahatma Gandhi, che è stato il primo a studiare il comportamento di Gesù. E quindi da lì è nato tutto quel movimento. Quindi ragazzi, ricordatevi questo, tutto quello che è stato detto oggi. Concludiamo questa manifestazione. Grazie Preside, Scuola di Pace, grazie parroci per il vostro impegno, grazie Presidente Blacksifty, grazie Cisam, dove sta Vincenzo? Ah, eccolo qua, grazie Sindaco, veramente è stata una bella manifestazione, e con questo vi giungo l'augurio di pace per un Natale di pace, perché poi il messaggio di Natale è proprio questo, pace. Tutto il resto è sceneggiata ed esibizioni di tutte cose esteriori che non servono a niente. Il messaggio di Gesù ce lo ricordano gli angeli.
il giorno, la sera della notte, la notte quando nacque il fanciullo, l'annuncio degli angeli, qual era? Pace ai pastori, pace agli uomini di buona volontà. Questo è il messaggio, la prima parola per annunciare la nascita del Messia. È la prima parola di Gesù. Qual è stata, ragazzi, quando ha incontrato i suoi discepoli, coloro che poi avrebbero rivoluzionato il mondo attraverso quella semplice parola che era il messaggio di Gesù? La prima parola fu: come vi chiamate qua? No, disse: pace a voi. Perché pace, in sintesi, che cos'è? È il nome di Dio, tutto il resto è invenzione. Quindi bisogna capire l'essenzialità, il messaggio, qual è. Grazie ancora, pace e auguri a tutti, auguri di pace, di buon cammino, di buon percorso. Finale, spegniamo questa fiaccola e tutti quanti insieme, però voglio sottolineare solo una cosa, che noi spegniamo, però la luce deve continuare a essere accesa, e simbolicamente la spegniamo perché la fiaccola adesso va a riposo per riprendere il suo percorso nei prossimi giorni, e tutti insieme spegniamo per riaccenderla nel nostro cuore. Va bene, ragazzi, forza, sappiamo tutti, 1, 2, 3. Ok.